Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Agenti della Polizia Municipale accerchiati e feriti nei pressi della stazione, una città veramente fuori controllo. Il tema della sicurezza in città diventa sempre più pressante. Napoli fuori controllo. Cinque agenti della polizia locale di Napoli sono stati accerchiati e aggrediti da alcune decine di migranti durante un controllo contro i mercatini abusivi nei pressi di Piazza Garibaldi, stazione centrale. Gli agenti stavano eseguendo un sequestro nei confronti di una nigeriana che vendeva cibo d'asporto senza alcuna autorizzazione. La donna ha dato in escandescenza ed è accorso a un gran numero di migranti che ha circondato e malmenato i vigili. È subito partita via radio la richiesta di rinforzi e sono giunte sul posto altre pattuglie che hanno disperso la folla. La donna, 30 anni, di nazionalità nigeriana, durante l'aggressione ha tentato di dileguarsi nei vicoli. È stata fermata poco dopo nella vicina via Venezia ed accompagnata negli uffici del comando della polizia locale, dove, su disposizione del magistrato di turno, è stata denunciata in stato di libertà e rilasciata. Purtroppo episodi di questo tipo si ripetono sempre più spesso, soprattutto in quelle zone. Incidenti a Cavalleggeri, autista sotto shock. Si è distratto per salutare un amico mentre era al volante della sua auto, poi la tragedia. Ha descritto così agli agenti della polizia la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Christian, il napoletano di 51 anni che ha investito il bimbo di 3 anni mentre si trovava con la madre sotto casa in via Marco Polo, traversa di via Cavalleggeri d'Aosta, in attesa di un conoscente che li andasse a prendere per andare al mare. L'assenza di telecamere e della videosorveglianza non aiuterà gli inquirenti a fare luce sul tragico episodio, un aiuto però potrebbe arrivare dalla scatola nera installata sulla piccola utilitaria grigia. L'investitore è ora a piede libero in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria che ha disposto per lui, che si è fermato prestando soccorso, gli esami tossicologici. Secondo quanto raccontato, l'uomo viaggiava a bordo della sua auto in via Marco Polo, una traversa molto stretta e non a scorrimento veloce, quando per cause da accertare ha perso il controllo dell'auto. Nel tentativo di rimetterla in carreggiata, ha effettuato una brusca sterzata che non gli ha impedito di finire prima contro una macchina parcheggiata e successivamente di travolgere madre e figlio, che erano fermi sul marciapiedi, anch'esso di dimensioni ridotte e che si sono ritrovati schiacciati contro il muro. A farne le spese il piccolo, morto poco dopo essere arrivato al vicino ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta. Ferita lievemente anche la mamma del bimbo. Omicidio stradale e lesioni, capi di imputazione ipotizzabili a carico del responsabile dell'incidente in attesa delle decisioni del PM di turno. Polemiche da parte dei residenti della zona per i ritardi nei soccorsi. È morto Raffaele Lacapria, 99 anni, l'uomo che sapeva raccontare Napoli. Un altro napoletano illustre che se ne va. È morto all'età di 99 anni lo scrittore Raffaele Lacapria, vincitore tra l'altro del premio Strega nel 1962. Con il suo capolavoro Feriti a morte, era nato a Napoli nel 1922 e dal 1950 viveva a Roma. Aveva scritto la sceneggiatura del film di Francesco Rosi Le mani sulla città. Avrebbe compiuto 100 anni ad ottobre ed era diventato nel tempo un punto di riferimento per quel che ha scritto e per quel che ha continuato a dire, specie per molti giovani che lo indicavano come importantissimo per la propria formazione. Ferito a morte, il romanzo che lo rivelò gli dette improvvisa notorietà, vincendo tra l'altro il premio Strega 1961 per un solo voto di differenza. E dopo lo Strega, in quegli stessi anni, è arrivato il Leone d'Oro a Venezia per la sceneggiatura di Mani sulla città del suo amico Francesco Rosi. Lacapria si era laureato in giurisprudenza alla Federico II di Napoli nel 1947. Nel 1957 invece aveva frequentato ad Harvard il Seminario Internazionale della Letteratura. Per i suoi 100 anni, che avrebbe compiuto, come detto, il prossimo ottobre, il Campania Teatro Festival, in corso in questi giorni, aveva organizzato una serie di iniziative in suo onore. Siamo in collegamento con Anna Maria Maisto, presidente della Consulta delle Elette del Comune di Napoli. Ben trovata, grazie per essere collegata con noi. Grazie dell'invito. Allora, lotta alla disparità di genere, le proposte della Consulta.
La consulta delle lette si è riunita il 23 giugno, giovedì, e ha fin da subito fatto delle proposte pratiche. Innanzitutto la proposta di ampliare la delibera dei PUC per consentire l'apertura di sportelli di informazione su ciascuna municipalità del Comune di Napoli, sportelli che sono uno strumento indispensabile per le donne della città per comprendere, per conoscere quali sono gli strumenti normativi che oggi abbiamo a disposizione per cominciare o comunque per perseguire un cammino di crescita professionale e di indipendenza economica, perché una donna indipendente è una donna libera. E proposte sicuramente importanti sono quella di modificare lo statuto del Comune di Napoli per introdurre all'interno di questo corpo di principi al quale le amministrazioni devono conformarsi. Dicevo di introdurre il principio del mainstreaming gender, che è stato introdotto dalla strategia europea 2020-2025 per la lotta alla disparità di genere. Un principio importante perché ci impone e ci imporrà non solo l'amministrazione, la nostra amministrazione, ma anche quelle successive, di valutare ciascun atto politico, amministrativo, economico in termini di parità di genere. Ciascun atto dovrà essere per ciascun atto dovrà essere valutato l'effetto positivo o negativo per la lotta alla disparità di genere. Certo, quindi significa, significa in qualche modo anche sconfiggere dei modelli e dei pregiudizi che esistono. Per far questo bisogna far leva anche sui giovanissimi, perché bisogna invertire una cultura che esiste in tal senso di discriminazione di genere. Assolutamente, infatti molto spesso mi sono trovata a parlare di transizione culturale. Oggi si parla molto di transizione ecologica, in questo campo dobbiamo parlare di transizione culturale, trasformare la cultura soprattutto nei giovani per poter superare quelli che sono gli stereotipi di genere. Le donne, insomma, non deve esistere un modello di donna standardizzato per i quali le donne devono avere dei ruoli e non altri, che possono svolgere mansioni, lavori e non altri. Infatti abbiamo parlato durante la consulta proprio del PNRR, che si ispira a questo principio, perché se la missione numero 5 prevede un sostegno all'imprenditoria femminile, alla formazione, alla crescita professionale, ma le altre missioni incidono indirettamente e positivamente sulla lotta alla parità di genere, quando si parla di favorire le competenze STEM e quindi andare a lavorare nelle scuole tra i giovani. Certo, perché c'è proprio bisogno di far capire alle donne che valgono quanto gli uomini, e bisogna rendere gli uomini consapevoli di questo rinnovato percorso e quindi di questi pregiudizi da abbattere. Assolutamente, mi suggerisce un ringraziamento al sindaco Gaetano Manfredi, che è stato fin da subito ha dimostrato la sua sensibilità su questo tema. Infatti ha voluto costituire in breve tempo la consulta delle lette, che ricordo non si riuniva da 6 anni, e insieme alla consulta delle lette c'è in consiglio comunale una commissione speciale di cui io sono commissaria, che riguarda l'aggiornamento, l'ammodernamento dello statuto e dei regolamenti del Comune di Napoli. Quindi in questo senso veramente bisogna riconoscere al sindaco Gaetano Manfredi non solo la sua sensibilità, ma la sua fattività in questo senso. Mi dica, prima di salutarci, quale sarà l'atto concreto, il primo atto concreto della consulta?
Il primo atto concreto sicuramente è spingere per l'apertura di questi sportelli di informazione, perché il PNRR insieme al fondo complementare, insieme alle leggi regionali, statali, ci offrono delle opportunità che non hanno abbastanza, non sono state veicolate, per cui le donne hanno bisogno di un supporto ma anche di un indirizzo e che potranno trovare appunto nel comune attraverso l'apertura di questi sportelli di informazione. Allora, noi la ringraziamo e naturalmente le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a lei e ai suoi telespettatori. Arrivederla, dottoressa. La musica entra nel carcere di Poggioreale, iniziativa fortemente voluta dal Garante per i detenuti. Entra nel carcere di Poggioreale la musica, un'iniziativa voluta dal Garante dei detenuti della Regione Campania, organizzata in collaborazione con il Comune di Napoli attraverso il Delegato per la Cultura e gli Eventi Musicali Ferdinando Tozzi. Un centinaio di detenuti di 3 padiglioni della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Napoli ha avuto modo di assistere all'esibizione dei rapper napoletani Pachi e Joliet e con loro scambiare opinioni ed esperienze sulla vita sbagliata, che poi è il titolo di una canzone dell'artista. Tra i temi al centro della festa della musica anche l'annosa questione del sovraffollamento delle carceri, tema su cui sono intervenuti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i garanti dei detenuti della Regione Campania e del Comune Samuele Ciambriello e Pietro Ioia. Poggioreale rappresenta un pezzo della città, ci sono tante sofferenze, tante difficoltà, ma questo deve essere anche un luogo delle opportunità e noi dobbiamo fare in modo che per i detenuti non solo la detenzione sia una detenzione umana e civile, ma sia ovviamente anche un'occasione di reinserimento nella nostra società e nel mondo lavorativo nel momento in cui loro escono dal carcere. Noi dobbiamo unire la certezza della pena con la qualità della pena, cioè carceri a dimensione umana, composti per 2 o 3 persone, la possibilità di cucinare, la possibilità di fare cultura. Certo, questo Poggioreale utilizza la Chiesa. La Chiesa deve essere questo, un'accoglienza. Allora bene ha fatto anche il Comune di Napoli, all'interno delle proprie manifestazioni, a dare il patrocinio a questa giornata, una giornata dove 2 rapper raccontano la loro storia, uno stato emotivo, un riscatto, che è quello che vale per questi giovani. Non importa quante volte uno cade per terra, l'importante è avere la forza e il coraggio di rialzarsi. Le problematiche a Poggioreale ci sono, le sappiamo, ne sono tantissime, a cominciare dal sovraffollamento che blocca tutto, insomma. Noi cercheremo di poter rimediare a quel che si può, ma è un carcere che deve prima sfollare i detenuti, prima di tutto. Il numero chiuso per accedere alle spiagge pubbliche divide cittadini e associazioni. A qualcuno il numero chiuso sulle poche spiagge pubbliche di Napoli, così come stabilito dall'amministrazione comunale dopo alcuni episodi di violenza, non dispiace affatto. Spiaggia tranquilla, persone tranquille, mare dove ti puoi fare il bagno senza avere pallonate, magari. Altre volte non è così? No, assolutamente no. Da un lato si sta meglio quando mettono, diciamo, questo limite, però poi 2 giorni per me sono pochini. Io sono d'accordo perché dopo quello che è successo, scandaloso, è allucinante e quindi essendo che ci troviamo in una zona dove purtroppo, vabbè, non per discriminazione, ma i quartieri spagnoli e vengono dei personaggi che effettivamente devono essere gestiti e controllati. Per altri invece, riuniti nel Comitato Mare Libero e Gratuito, è una chiara violazione di un diritto costituzionale e chiedono al sindaco la revoca dell'ordinanza, l'allargamento delle spiagge pubbliche e il ritiro progressivo delle concessioni ai lidi privati. La richiesta all'amministrazione comunale attraverso una protesta avvenuta ieri sulla spiaggia delle Monache a Posillipo. Decine di aderenti ai comitati hanno protestato invadendo da terra e da mare i lidi privati per parlare con gli altri bagnanti e rivendicare il diritto al mare. Noi diciamo che invece deve esserci anche un equilibrio delle spiagge tra spiagge libere e spiagge date in concessione. Oggi si parla di spiagge private, le spiagge private è un ossimero, le spiagge vengono date in concessione seguendo delle regole ben precise e non possono essere tutto, non possono completare tutte le spiagge, tutto il demanio marittimo, non lasciando spazio a tutti quelli che vogliono accedere e non hanno magari i mezzi, i soldi, il denaro
per accedere alle spiagge che sono date in concessione. Quindi a questo ci opponiamo e facciamo questa iniziativa. La facciamo insieme ad altri comitati che sono a Ostia, a Rimini. È una questione importante proprio in questo momento in cui si sta provando a regolamentare la grande questione nazionale che dura da 30 anni delle concessioni demaniali marittime. Se volete interagire con la nostra redazione, vi ricordo che potete sempre scrivere al numero WhatsApp di Televomero 339 4628 565. Un servizio. Sicurezza per i diportisti e per i bagnanti, salvaguardia delle specie protette e operazioni antisofisticazioni da terra in mercati e ristoranti. Riparte puntuale con l'arrivo della stagione estiva l'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto. 523 chilometri di costa che saranno passati al setaccio dagli uomini della Direzione Marittima della Campania con l'ausilio di mezzi navali aerei. Obiettivo della campagna 2022 è vigilare affinché le zone di mare riservate in via esclusiva alla balneazione siano rispettate dalle unità da diporto, verificare le misure di sicurezza degli stabilimenti balneari con la presenza di bagnini, dotazioni di primo soccorso e pattino di salvataggio, verificare inoltre il posizionamento dei cartelli monitori sulle spiagge libere e tutelare l'ambiente con l'ecosistema marino. Sulla pagina internet poi della Capitaneria di Porto i consigli ai diportisti in materia di sicurezza a bordo. Rodolfo Raiteri, comandante di vascello, ci illustra quali saranno poi le altre attività messe in campo dal corpo della Capitaneria di Porto. Anche quest'anno inizia la nostra consueta attività di intensificazione di controlli, ma anche di attività di prevenzione, perché a noi piace informare tutti gli utenti del mare di quali sono i pericoli e quelle che sono le accortezze che possono mettere in atto affinché possano avere una vacanza piacevole e senza inconvenienti che a volte in mare si possono tramutare in inconvenienti molto gravi. Ci risulta dai controlli che facciamo una presenza come previsto dalle normative, per cui soprattutto io raccomando ai bagnanti di non mettersi in mare, in acqua, a fare il bagno quando c'è la bandiera rossa o quando ci sono delle condizioni meteo non del tutto perfette. Quindi per la loro sicurezza mi raccomando questo, di valutare questi aspetti, perché non, per un bagno correre il rischio di farsi del mare non ha senso. Noi faremo controlli sia nelle attività commerciali, nei ristoranti, nei mercati, per verificare che il pesce abbia la provenienza corretta, che sia tracciato affinché i cittadini possano mangiare del pesce sano e senza problemi. Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepore, ben trovato, grazie per essere in collegamento nuovamente con noi. Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, ci sono novità importanti a livello fiscale per i contribuenti, tante le scadenze a partire dal 30 giugno, c'è bisogno di adeguarsi per quanto riguarda i pagamenti, nel ricevere i pagamenti, c'è bisogno del POS. Dal 30 giugno tutte quelle imprese, quindi partite IVA, che hanno a che fare con i privati, hanno l'obbligo di accettare i pagamenti telematici, quindi attraverso i POS. Nel caso non lo facciano, quindi non si adeguino, la sanzione è di 30 euro per ogni mancata transazione e del 4% dell'importo relativo sempre alla mancata transazione. Quindi è un, ovviamente, Chi vuole fare il pagamento e non lo ottiene deve fare poi la denuncia, perché altrimenti poi nessuno sa che il commerciante non ha accettato ovviamente il pagamento attraverso il POS. Quindi parliamo di commercianti al dettaglio, professionisti, prestatori di servizi, artigiani, ecco, tutti quelli che hanno a che fare con i privati. C'è da dire che dal 1 luglio c'è anche l'obbligo della fatturazione elettronica per coloro che sono in regime forfettario, vale a dire che non hanno un reddito superiore ed hanno scelto questa forma fiscale oltre i 65.000 euro.
veramente che non hanno un ricavo superiore a 65.000 euro, però anche in questo caso dobbiamo dire che c'è un'eccezione, c'è l'eccezione per quei contribuenti che nel 2021 hanno incassato fino a 25.000 euro. Per loro ad oggi non corre ancora l'obbligo della fatturazione elettronica. Dobbiamo dire tra le altre cose che fino a settembre per chi non si adegua non ci saranno sanzioni. Noi ci auguriamo che tutto questo succeda perlomeno fino al 31 dicembre, perché ovviamente per questi piccolissimi è un'innovazione importante, non tutti sono ancora predisposti a questo, oltretutto con i momenti che corrono, quindi con le difficoltà attuali, ecco, con l'esigenza di poter portare a casa, diciamo, il necessario per portare avanti la famiglia, ecco, si pensa un po' meno a queste cose e quindi comunque, diciamo, queste difficoltà burocratiche vanno ancora di più ad appesantire il rapporto, tra le altre cose, tra piccoli contribuenti e il fisco. Noi spesso diciamo che in effetti il fisco non si deve accanire sui piccoli, ma si deve accanire soprattutto sulla grande evasione fiscale, anche perché è lì che in effetti lo Stato riesce poi a recuperare su quelle che e noi rammentiamo in un anno l'evasione complessiva supera ormai i 110 miliardi, però poi dobbiamo anche dire che in effetti sono oltre 1.100 miliardi non riscossi dal fisco, a cui si sommano annualmente, sono cifre ovviamente tirate fuori dal fisco, dall'Istat, quindi non le inventiamo tra virgolette noi, dobbiamo dire, si aggiungono 60-70 miliardi che il fisco stesso non riesce a recuperare. Quindi, come detto, è importante che ci si concentri sulla grande evasione, dove poi effettivamente, se si colpisce l'evasore, si riesce anche diciamo a ricavare quello che serve per naturalmente andare avanti. Dottor Lepre, ricordiamo che la categoria dei medici è ancora esentata dalla fatturazione elettronica per motivi di privacy. Sì, è vero tutto questo, quindi praticamente diciamo è un problema che se ne parlerà per i medici tra qualche tempo, se mai se ne riparlerà. Quindi è importante tutto questo perché ovviamente ne va della privacy di ognuno di noi, significherebbe mettere, come devo dire, un po' in pubblico quelle che sono le debolezze di ognuno di noi dal punto di vista della salute. Ed è giusto, insomma, che ci sia privacy e riservatezza. Ricordiamo ancora che il 30 giugno bisognerà pagare la prima o unica rata di tasse per la dichiarazione dei redditi. Allora, per la dichiarazione dei redditi, per la quale c'è tempo per la presentazione sia per quanto concerne l'unico che per quanto concerne il 730, però rammentiamo che chi ha da pagare, quindi non si presenta, ma i calcoli bisogna comunque farli, il 30 giugno scade la prima rata o l'unica rata. Dipende poi tutto sommato dal contribuente se sceglie di pagare in unica soluzione o di rateizzare in 5 rate. Quindi anche tutto questo, dobbiamo dire per tutto questo che chi non riesce a pagare entro il 30 giugno per mancanza di solvibilità o per distrazione praticamente può fare anche il ravvedimento operoso, che nel primo mese è dello 0,40% sull'importo da pagare. Faccio un esempio banale: su 1.000 euro si pagano 4 euro di sanzioni. Allora, prima di salutarci, un'ultimissima cosa: le buste paga dei dipendenti, sia pubblici che privati, possono essere arricchiti di un bonus di 200 euro. Per ottenerlo c'è bisogno però di una dichiarazione
da parte del dipendente. Rammentiamo che in primo luogo c'è bisogno di un ISEE che non superi i 35.000 euro, basta che il lavoratore faccia in tal senso poi una dichiarazione al datore di lavoro e potrà trovare già i 200 euro nella busta paga di luglio. Tra le altre cose dobbiamo ricordare che per alcuni lavoratori ci sarà anche il rimborso del 730, quindi sempre nel mese di luglio, se nel caso hanno presentato il 730 per precompilato per tempo. Dobbiamo dire anche per alcuni lavoratori i cui contratti prevedono anche la quattordicesima, sempre nella busta di luglio troveranno la quattordicesima, quindi una busta molto ricca, quattordicesima 200 euro ed eventuale rimborso da 730. Allora noi la ringraziamo, la salutiamo e ci vediamo presto per parlare ancora di fisco e finanza. Arrivederci. Grazie a voi. Prosegue con successo la manifestazione Campania Teatro Festival 2022. Eravamo soli io e papà e lui stava un poco nervoso. Papà non ha mai parlato tanto, però a me mi piaceva lo stesso perché quando poteva passava sempre il tempo insieme a me e si vedeva che era contento. Peppino Leroux, classe 1950, fa il barbiere a Montesarchio. L'11 aprile del 1987 ha scoperto che sua moglie lo tradisce attraverso un bigliettino capitatogli tra le mani. L'incontro clandestino è fissato per il 20 aprile, giorno di Pasquetta, luogo parco della Reggia di Caserta. Peppino compra un coltello, prende per mano la figlioletta Aurora, chiede un passaggio all'amico Biagio. Ed è la voce della piccola Aurora a raccontarci questa ricerca affannosa tra l'incanto della bellezza e il dolore del tradimento. Si intitola Leroux aveva un coltello, scritto da Enrico Ianniello per la sezione speciale del Campania Teatro Festival Il Sogno Reale, I Borboni di Napoli, in scena Giovanni Esposito. Nel mentre, in questo racconto, ci sta tutta una serie di cose che succedono, ovviamente, come si può immaginare, il lunedì di Pasquetta e la Reggia di Caserta, quindi gente che gioca, milioni di persone, è un professore che poi, diciamo, è uno che quotidianamente gira per questa reggia, che gli racconta questa reggia. È un testo molto molto bello, molto molto bello, che assomiglia molto alla scrittura del primo romanzo di Enrico Ianniello, per cui mi fa molto molto piacere di essere qui al festival, prima di tutto per l'affezione che ho per il festival, per il maestro Ruggero Cappuccio, e felice proprio di leggere questo testo. È forse la mia prima lettura in pubblico che faccio, quindi diciamo un poco di emozione e ancora di più. Al Teatro Mercadante invece in scena Luca Barbarossa con Non perderti niente. Il 13 aprile scorso è uscito il romanzo autobiografico di Luca Barbarossa, libro che racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. Non perderti niente è diventato un racconto suonato dove ancora una volta la musica è la colonna sonora di una vita dedicata in gran parte a quest'arte, alla chitarra, fedele compagna di viaggio. Ho preso gli episodi più significativi che mi sono capitati nella vita e li ho messi in questo libro. Raccontandoli mi sono reso conto di quanto la vita sia un'esperienza fisica, di quanto poi nei posti bisogna andarci, bisogna rischiare, bisogna osare. Appunto, il titolo è un po' dedicato alle nuove generazioni, non perderti niente, ossia le cose falle, le esperienze prendile al volo e falle, perché ci stiamo abituando e non credo sia un bene a vivere la vita attraverso uno schermo, che sia quello del telefonino, del computer, della televisione. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.